Ehi gente, bentornati a Justice for All. Quest'oggi, dopo aver slucchettato Mr. Maximilian Pegasus, è un po' per quello che gli ha dato la voce così, perché guardate Yu-Gi-Oh! The Abridged Series, si chiama Maximilian, usa delle carte, è un po' ambiguo, direi che ci sta. Comunque... abbiamo slucchettato Max e adesso dobbiamo andare all'ufficio del, come si chiamava, la sala di Russell Berry, perché a quanto pare ha nascosto Trilo, il pupazzo di Ben, lì. E qui c'era Ben prima, ma ora sembra che sia cambiato qualcosa. Ah? Ben è andato via! Già, avrei voluto fargli qualche domanda. Qui fuori si gela, forse è entrato nel tendone. Ma una domanda. Mentre parlavamo con Regina nel tendone, beh, io devo andare nel tendone adesso. Regent era sempre lì da parte, tranquillo, appoggiato in un angolo. Si leccava i baffi, puliva ogni tanto come un gatto. Anche qua non c'è più nessuno. Che ne pensi, Nick? Secondo te stiamo facendo qualche progresso? Non essere pessimista. Certo che stiamo facendo progressi. Ma il direttore era amato da tutti. E nel luogo del delitto non c'è traccia di impronte. Ci sono ancora un sacco di misteri da risolvere. Senza dubbio. Beh, non ci sono impronte, ma c'è un lampione, che è già un buon punto di partenza. E ora Regina è sparita. Non vedo cosa possa c'entrare, se non ha lasciato qua la tigre. È segno che ci stiamo avvicinando alla fine di questa investigazione? Ok, nella direzione. Il pupazzo deve essere qua da qualche parte. Il primo posto che controllo è quel fucking taschino, senza dubbio. Non è cambiato nulla, in disordine come al solito. Visto il caos che regna qui dentro, nessuno si accorgerà di un altro poster marcante. Vedi di farla finita, ladra di poster. Stavo scherzando, lo sai che ne ho già preso uno? Che ne hai rubato uno, vorrei dire. Sì, concentriamoci su quello che ci ha detto Max piuttosto. Ha nascosto Trillo in questa stanza, vero? Trilo. Oh, il pupazzo del ventriloquo. Ok. Se è nel taschino, rido. No, è impossibile che sia nel taschino. Al massimo è tipo dentro lì. Forse non lo sai, ma questo tipo di abito... Ok, tale qua. Pezzo di carta, bla bla, ok. Quindi mi ha ancora tenuto a mente che sono già stato qua. Dove può averlo messo, quindi? O tavolo, scrivania, magari in un cassetto. Niente. Nella teca l'avrei visto, ma controlliamo. Oh! C'è qualcosa sotto questo scaffale. Ma questo è... Oh sì, il pupazzo. È Trilo, il pupazzo di Ben! Credo di sì. Tienilo tu. Più tardi glielo restituiremo. Com'è che il testo ha ricominciato a essere lento? Trilo. Perché devo tenerlo proprio io? Non lo so. Dove tengo di solito le cose nel registro processuale? Zaino? Ora devo trovare Ben, però. Perché non è più all'ingresso. Oh, sai cosa? Non è più all'ingresso, quindi vado in mensa. È in mensa. Tendone mensa. Oh, Oh, ehi, Ben! nice, l'ho beccato. Oh, salve. Salve! Oggi si gela dal freddo, non crede? Sì, fa molto freddo. Balbetta ancora di più perché fa freddo. Tu non pensi che faccia freddo, Nick? Perché continuiamo a parlare del freddo? Non penso che parlando del tempo faremo molti progressi. Ah, era un rompighiaccio. Ah, parlare del freddo, rompighiaccio. Non so se sprecare tempo a parlargli o andare direttamente o dargli direttamente il pupazzo, ma vediamo, dai. Ci racconti tutto quello che sa sull'omicidio. Non sa proprio niente. Io non so davvero niente.
Va bene. Un bel... niente. Sì, ancora più rallentato dal freddo. Ok, fuck it. Gli mostro il pupazzo. Povero Cristo, ha sofferto abbastanza. Cosa dice sul pupazzo? È un tenore che fa da spalla a Ben durante i suoi numeri. Immagino che dovrò inventarmi una voce anche per lui. Ah, Ben, questo è suo, vero? Sì, quello è mio. Si somigliano in effetti, stesso ciuffo, stesso papillon. Ecco, prenda! Triloquisto restituito a Ben. Bene, Maya, andiamo! Oh, di già? Ci vediamo, Ben! Ok. Ok, immagino quindi che non era importante parlargli perché se n'è andato. Io speravo che avremmo avuto una chance di ottenere più informazioni adesso che ha Trilo. Ok. Allora, Nick, adesso che si fa? Vediamo, forse dovremmo tornare a parlare con il... Oh, è Trilo questo? Damn, non è fine episodio, quindi non posso farvi il cliffhanger. Ma sì, dai, facciamo un episodio di 7 minuti. Sono sicuro che tutti lo apprezzeranno, no? Allora. È un tenore, quindi ha una voce un po' come la mia. Non può essere troppo bassa, perché sennò sarebbe un basso, non un tenore. Vediamo un po'. Ok. Non ho mai visto i film della bambola assassina. Però ho guardato dei clip mentre pensavo alla voce. E non ho una voce così profonda, però ci provo. Ehi, un momento! Chi è? Dove stai guardando? Sono proprio qui! Sei cieca, citrulla? Oh, non si è adatta però la voce. Sei proprio maleducata, eh? Non ti hanno insegnato a salutare educatamente? Parla in verde? Come i beep? Quindi era sempre lui a fare i beep del telefono finora? Ben? È lei? No. Io non potrei mai... Sono stato io! Sì, io! Sono qui! Tu sei... Trilo? Per te sono il signor Quist. Impara le buone maniere, razza di citrullone. Ora puoi rivolgerti di nuovo a me, ma mostrando il dovuto rispetto. Oh, povero me. Signor Quist, così va meglio? No! Guardami negli occhi quando parlo, misero avvocato bidimensionale. Trilo, mi avevi promesso... Au! Vabbè, non sono violenti. Mi avevi promesso di non insultare più le persone. Bene, un esolo allora, segretamente. Ma è stato lui a insultarmi! Gli spacconi arroganti non rientravano nei patti! Oh, scusa, da un Trilo. Nick, ma cosa sta succedendo? Trilo è un pupazzo, vero? Un pupazzo per ventre... Ehi, chi ti crede di essere? Pupazzo sarà il tuo amico! Ok, non mi dispiace sto pupazzo. La sua voce è anche divertente da fare. Ok. Quindi con questo atteggiamento ha dichiarato il suo amore a Regina. Che roba. Ok, presentiamoci prima. Però ho un po' ragione sull'avvocato bidimensionale, perché Phoenix è un po' l'avatar del giocatore, quindi non è che ha chissà quanta personalità. Ok. Potrebbe dare un'occhiata a questo? Io... Guarda che faccio che ha. Con la mano sull'anca. Lasciamo perdere, forse è meglio. Ah, ok. Quindi comunque non reagisce? Posso parlargli adesso? Cos'è successo? Raccontaci tutto quello che sai sull'omicidio. Dici a me! Non guardarmi così quando parli con me, capito? Triloquist, comportati bene. Taci, Woody! Di quale omicidio stai parlando? Quello del vecchio? Direi di sì! Non facciamo tutte queste tragedie!
Quel vecchio taccagno ci pagava una miseria! Trillo, non puoi dire queste cose. Non ti ha insegnato a essere un pupazzo cattivo. Non avete per caso dei tranquillanti o robe simili? Ne avrei bisogno, davvero! Me lo immagino con un sigaro e un cognac in un'altra mano, sto pupazzo. Quei due sono davvero una strana coppia, vero Nick? Ok, ok, vi dirò tutto. Il vecchio è stato colpito alla testa. Oh, ok. Imbroglione volante? Ha mai parlato di qualcuno definito... È chiaro che è Max, ma... Ok. Perché mi sento... mi sento strano. Come se sono finito in una dimensione diversa. Diciamo le cose come stanno. Lo stipendio fa schifo, il clown anche, e ho la mano nel mio... e ho la mano del mio collega nei pantaloni. È più divertente del clown. Il tuo collega sarebbe Ben? Già, quel vecchio rimbambito che non mi lascia un secondo in pace. Potete dirgli di girare al largo, per favore? Ho bisogno di respirare un po'. Oh. Ma devo ammetterlo, in questa fogna di relitti umani, camuffati da artisti del circo, ho trovato la mia musa. Oh my god. La tua... musa? Regina, la mia cara regina, è davvero uno schianto, vero Woody? Beh, non credo sia proprio così tanto... Dovete scusarlo, non sa quello che dice. Ma io so riconoscere la vera bellezza quando la vedo. Ecco perché la sposerò. Potrebbero... potrebbero esserci dei problemi. La... sposerai? Ok. Matrimonio... vabbè, andiamo per ordine. Imbroglione volante. Quell'imbroglione volante ha colpito la zucca vuota del direttore. Chi? Max Galactica? E cosa te lo fa pensare? Trillo, fai il bravo. Non accusare le persone. Fare il bravo? Io? Ma sono un pupazzo! E comunque tu eri lì, sai cosa è successo? Era lì? Se ti interessa così tanto, ti racconterò tutto nei minimi dettagli. Non mi sembra, stiamo parlando di matrimonio adesso. O forse devo mostrargli, Max? Ok, quindi i testimoni erano il clown e Trillo. Mo e Trillo. Quindi il plurale testimoni era esatto. Tu vuoi sposare Regina? Esatto, non si rende neanche conto del futuro radioso che l'aspetta. A me sembrava abbastanza preoccupata per certe cose. Beh, lei... Chi se ne frega? Aspetta a me a deciderlo, non a lei. Ci sposeremo, punto e basta. Lo so che la pensi così, ma... Ma cosa? Le farò un regalo speciale. Canterò un'aria solo per lei. Le canterai un'aria? E come? Sono un celebre tenore, anche se non si direbbe dalla voce. Vuoi una dimostrazione delle mie doti vocali? Avrai la tua dimostrazione, citrulla. Mi. Toccami, madama, toccami. Baciami, madama, baciami. Abbracciami, madama. Il resto è privato. Non era un tenore, sorry, ma me lo immagino che canta così. Beh, la melodia non è male. Ma il testo, fossi in te ci lavorerei sopra. Ti ho chiesto un parere, eh? Qui l'artista sono io. Grazie. Ora che c'è Trillo. Ora che c'è Trillo? Adesso può tornare a parlare normalmente? Ehi, Citrullo! Ah! Non vedi l'ora che arrivi il processo di domani, vero? Razza di rincitrullito! Finalmente ci sbarazzeremo di quel mago da 4 soldi, una volta per tutte. Trillo? Basta con le chiacchiere, andiamo subito in tribunale. Ehi, un momento! Nick, cosa sta succedendo? Credo che sarà un testimone al processo di domani. Yes! Yes! Anche se fra la sua voce, quella di Gamsh e quella del giudice, probabilmente mi giocherò le corde vocali. Oh my god, che personaggio!
Non sapevo cosa dire io, Ben non sapeva cosa dire, Nick e Maya non sapevano cosa dire perché quel pezzo di legno ha così tanto carisma che spazzava via tutto il resto. Oh my god. È fuori posto, in un gioco del genere ci va giù un po' tanto pesante, però è quello, è giusto così. Mamma mia. Anche molto maschilista sembrerebbe, perché è deciso a sposarla, che lei la voglia o meno. Cosa sarà mai successo a Ben e Trilo? Proprio una bella coppia quei due. Oh! Oh, una scimmia! Oh no, e adesso cosa c'è? Continuano ad arrivare animali. Mi ha rubato la medaglia, il distintivo. Game over. Cioè, prima piange e adesso è felice. Cosa succede, Nick? Quella scimmia! Ah! Il mio distintivo! Quella scimmia me l'ha rubato! Cosa? Oh, fucking regina. Avevi una faccia davvero divertente. Sembravi totalmente sconvolto. Regina! Tu e quella scimmia! Ehi, non serve arrabbiarsi, ok? Ma il mio distintivo di avvocato, Phoenix! Nessuno lo rispettava in ogni caso. Fatene fare uno migliore. Più grande, magari. Fatene fare una forma di stella, quello lo rispettano. Tranquillo. Ti aiuterò io. Ok, se lo dici tu. Senza il distintivo perderò tutti i miei super... Che cacchio stai dicendo? Senza il distintivo perderò tutti i miei superpoteri. Adoro sto caso. Comunque, quella scimmia si chiama Money. Wow. Money the Monkey. Chi è il genio che non ha fantasia coi nomi in sto circo? Russell, probabilmente. Proprio un monello, quel Money? Ok. Non so, ci stiamo lasciando trascinare nel ritmo del circo a sto punto. Cacchio, avrei voluto mostrare roba a Ben, pensandoci adesso, ma vabbè. Soprattutto i personaggi. Cioè, a Ben e Trilo. Solo che mi sono lasciato scoraggiare perché non ha... reagito alla prima cosa che gli ho mostrato, ma vabbè, parliamo. Moni la scimmia, Ben e Trilo. Giusto. Beh, sentiamo sta proposta. Che è successo? Qualcuno ha chiesto la tua mano, vero regina? Vuoi dire una proposta di matrimonio? No, non ho ancora intenzione di sposarmi. Ah? Dici? Strano, vero Nick? Già, Max e Trillo ci hanno detto entrambi il contrario. Volevano sposarla al più presto. Sì, il fatto che entrambi vogliono sposarla al più presto mi sa che sono tutti affamati. Hanno tutti sta voglia di... Non l'avrei detto guardando Mo, perché Mo sembra rispettare Russell, ma Trillo e Max sono abbastanza degli sciacalli. Che corrono dietro al possibile all'eredità del circo, che è ridicolo da dire, ereditare un circo così su due piedi, ma sei un circo prestigioso. Ah, ma Max ne aveva parlato solo con il direttore. Oh, è vero, aveva chiesto la sua mano al direttore, non direttamente a Regina. Ah no? Come no? No, ne abbiamo... non l'ha detto a Maya nell'orecchio? What? Ok, ha sussurrato a Maya e Maya ha detto... Ok, forse ha fatto solo la dichiarazione d'amore ma non la richiesta di matrimonio in quel senso. Ok, in quel senso posso capirlo. È importante poi alla fine. Mi sto facendo trascinare nei drammi romantici invece di pensare al caso a sto punto. E neanche Trilo a quanto pare. Cosa? Vuole sposarmi? Sono così confusa. Che ne pensi, Maya? Penso che se sposi un pezzo di legno ti verranno fatte molte domande. Huh? Di cosa? Chi dovrei scegliere? Max o Trilo? Aspetta,
Ti rendi conto che Trilo è solo un pupazzo? Ah? Ma è solo un po' rigido, tutto qui. Oh, santo cielo. Ok, parlami di Ben e Trilo allora. Ci potresti parlare un po' di Ben? Ben? Intendi quel tipo che va sempre in giro con Trilo? Che significa che va sempre in giro con Trilo? Beh, c'era anche lui quando Trilo mi ha confessato il suo amore. Trilo ti ha confessato di essere innamorato di te? Sì, carino, eh? È così intelligente ed è anche un ottimo tenore. Mi piace un sacco. Ho notato adesso che il suo scettro ha tipo uno scettro da majorette, ma direi più, vedendo il suo look, è più una magical girl, tipo. O qualcosa del genere. Ma, e Ben? Quindi ti sposi con la mano di Ben? Anche questo, molte domande. Molti pregiudizi. Neanche pregiudizi, punto. Sentenze. Ben, io sono innamorata di Trilo, non di lui. Tutta questa storia del circo deve averle dato alla testa. Ok, parliamo di questa scimmia. Quella scimmia, Moni, giusto? Sì. Beh, quella scimmia mi ha appena rubato il distintivo. Puoi farmelo riavere? Vedrò cosa posso fare. Moni dà molto fastidio anche a me. Eh? Quando vede un oggetto che luccica, Moni lo prende e se lo porta nella sua tana. Davvero simpatico. Quindi è come una gazza ladra o un gatto. In tal caso dovrò scoprire dove è andata a cacciarsi quella scimmia. Sì, mi sembra la cosa migliore da fare. Chiedi a zio Mo, lui potrebbe aiutarti. Zio Mo? È zio nel senso lettera? No, sì? Sono fratelli Mo e Russell? Huh. Ok. Perché? Tu non sai dove si nasconde Moni? Beh, diciamo che io e Moni non siamo in buoni rapporti. Cosa? 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 Oh, my God, mi sta sparendo la voce di Maya. Cosa? Io non lavoro con le scimmie, anche se lui avrebbe bisogno di essere addomesticato. Oh, capisco. Mo, meglio tornare da quell'irritante clown. Oh, non so se la mia gola può reggere anche Mo in un solo episodio. Ho roba nuova da mostrarle. La scimmia, né la scimmia né il pupazzo sono nei personaggi. E non ho nuovi oggetti. Quindi, nope. Ok, direi che per oggi mi fermo qui. Abbiamo conosciuto Ben. E mamma mia. Sto caso è qualcosa di speciale. Vedremo se speciale, buono o cattivo. Mentre prosegue. Perché adesso è bello perché stiamo incontrando tanti personaggi nuovi e eccentrici e tutto così. Ma si vedrà. Grazie dell'attenzione e alla prossima.